E noi per parlare di lavoro abbiamo invitato anche Giacomo Gasparotto, sindaco di Gruaro. Perché Gruaro? Perché venerdì, cioè tra poche ore praticamente, a Villa Ronzani, se non sbaglio, a Giai di Gruaro, ci saranno gli stati generali del lavoro. Qualche uccellino della Fiom mi ha detto che questa convocazione degli stati generali è arrivata a 7 mesi dalla richiesta. Gasparotto, lei come risponde? L'importante è che si faccia, insomma. Assolutamente, questa intanto è un'iniziativa direttamente dell'amministrazione del sindaco e non è stata richiesta da nessuno. Benissimo. Quindi è un'iniziativa completamente dell'amministrazione, l'ha portata in consiglio comunale proprio pochi giorni fa. Noi vogliamo, ed è un intervento che facciamo con molta, in un momento molto difficile per la nostra realtà. Sapete che il comune di Gruaro ha una zona industriale di circa 1000 addetti e ci troviamo oggi a affrontare una situazione delicata. Abbiamo convocato le 20 aziende che rappresentano grosso modo le più grosse aziende nel nostro territorio, insieme con un rappresentante della Confindustria regionale, con il Paolino Danna, che dicevi prima, l'assessore provinciale del lavoro. Ci sarà anche una componente del sindacato della CISL provinciale e discuteremo con gli imprenditori che cosa fa. Nella nostra realtà abbiamo i numeri proprio di pochi giorni fa, in cui una 50 di cittadini di Gruaro sono interessati tra cassa integrazione, mobilità e altre situazioni. E 50 persone significa avere ripercussioni su 50 famiglie. Su 50 famiglie. Il nostro intendimento è questo: vogliamo fare una forma di stati generali, un patto con gli imprenditori. L'amministrazione si mette a disposizione, con quello anche se serve mettere qualche risorsa a disposizione, e dire nel momento in cui ci sarà una ripresa, e speriamo che il 2011 porti novità da questo punto di vista, tutti insieme cerchiamo soprattutto di recuperare quelle persone che per motivi non propri, ma per motivi di mercato, hanno perso il posto di lavoro. Ecco, noi abbiamo fatto anche una riflessione di questo tipo. Ci sono due problematiche fondamentali. Una, è vero, è quella dei lavoratori che sono in cassa integrazione, ma l'altra è dei giovani che non hanno assolutamente tutele, perché chi è in cassa integrazione perlomeno ha uno stipendio ridotto, chi il giovane che deve entrare nel campo del lavoro non ha uno stipendio. È anche vero che la cassa integrazione però finisce. Esatto, quindi però bisogna poi, che noi in qualche modo diamo una risposta a quelli che devono riconvertirsi nell'ambito lavorativo, ma anche a chi deve iniziare un'attività. Quindi il comune di Gruaro, mi pare di capire, signor sindaco, disponibile a sacrifici per aiutare quei lavoratori in difficoltà e aiutare anche le aziende per far fronte a questo momento di crisi. Ringraziamo veramente Giacomo Gasparotto per questa sua disponibilità.